A pochissimi giorni dalla chiusura delle urne per il primo turno delle elezioni francesi, difficilmente troverete questa settimana in sala un film più contemporaneo e attuale, anzi attualissimo, di Chez nous, il nuovo film di Luca Bellevue. Intitolato Da noi a casa nostra, questo film ha come obiettivo palese di ritrarre la Francia non di questo tempo, ma proprio di queste ore, la Francia del fronte nazionale al ballottaggio. E per fare questo crea un racconto fittizio, in qualche modo esemplare, che vede non come protagonista ma come fulcro centrale della storia una donna dal nome diverso ma dalla corporatura, dalla capigliatura e dalla forza di carattere molto molto simile a quella della Le Pen. Quel che è certo è che Luca Bellevue non verrà ricordato come il regista del film capolavoro che racconterà in epoche future l'Europa di oggi, che si risveglia dal sonno, dal torpore post bellico e dalla guerra fredda, riscoprendosi improvvisamente unita, sì, ma da istanze nazionaliste e razziste che rinascono o risorgono nelle urne di mezza unione. Il più delle volte non è convincente, però sicuramente è un film esemplare di tante cose, innanzitutto della vitalità del cinema francese, che non a caso in un'Europa in cui almeno una decina di nazioni potrebbero sfornare un film del genere, con le varianti locali del caso, Italia non esclusa, è proprio la Francia, guarda caso, a tirare fuori il primo film che tenta di fotografare questa nuova realtà in maniera diretta, parlando proprio di partiti, poteri e soprattutto di come il populismo di un tempo, quello appunto che era uscito con le ossa rotte dalle lotte partigiane della Seconda Guerra Mondiale, e di come tenti di entrare nei meccanismi dei governativi nazionali ripulendosi, sostanzialmente disconoscendo i propri padri, o meglio i loro toni diretti, non certo i loro programmi, e tentando la sua scalata al potere a partire dalle circoscrizioni comunali. E qui troviamo la protagonista del film, Pauline, la classica colomba, una persona totalmente ingenua, totalmente senza macchia, totalmente senza interessi politici. È proprio la bontà personificata. È una ragazza dal viso pulito, è bella, ma non in maniera ricercata o appariscente. E poi, cosa puoi dire a una persona che ha cresciuto due figli da sola, si prende cura del padre brontolone comunista irretito, fa l'infermiera ed è dolce, carina, simpatica con i suoi pazienti, tutti, anche quelli vecchi brontoloni, e anche con la famiglia di musulmani che aiuta in maniera assistenziale. Sicuramente non ti aspetti che sarà lei a diventare la candidata alle comunali nel paesino della Francia, della provincia in cui è ambientata la vicenda, e invece è proprio lei, grazie all'occhio lungo e alla mediazione, guarda caso, di un esponente della classe borghese ineccepibile, che però da 40 anni sta dietro le fila anche delle cose più losche di questo movimento. Nonostante le premesse siano assolutamente esplosive e entusiasmanti, il film purtroppo raramente riesce a mantenerle. Però Chez nous è quel tipo di fallimento che di fondo non ti dispiace aver visto. È concentratissimo sul movimento attuale, è praticamente una foto, un Instagram, è come un Instabook, un Instamovie di questo momento, e quindi è talmente concentrato che non riesce nemmeno per un secondo a generalizzare e si fa un po' inghiottire da quello che vuole dire, pure in maniera semplice, persino un po' semplicistica. Fa un certo che vedere al cinema, esposto in maniera così chiara, la modalità con cui appunto questi movimenti riescono a trarre il voto e la partecipazione di persone che fino a un momento prima sembravano assolutamente aliene, strane. Il secondo e più grave passo falso del film è che Luca Bellevue ha proprio una smania non solo di raccontarci questa storia, ma purtroppo di indicarci i buoni e i cattivi e di sostituirsi allo spettatore nel giudizio di queste persone. Tra l'altro facendosi sfuggire di mano un personaggio che era assolutamente straordinario. Al fianco della protagonista infatti c'è un amante che è riemerso da poco dal suo passato, e in questo passato c'è una stretta collaborazione con il partito a cui lei si è avvicinata in qualità di braccio destro, anzi di calcio destro potremmo dire, dato che di fondo faceva il picchiatore, quello che sistema le faccende molto molto sporche del partito. Pulito, semplice, va in giro a cercare immigrati e li picchia.
a sangue. Il film butta via una cosa che ti viene proprio da mangiarti le mani, perché lui è sì un picchiatore, un violento, uno che crede in concetti estremamente razzisti, però è anche contemporaneamente sinceramente innamorato della protagonista. Lui sinceramente non solo le vuole dare una mano, ma cerca anche di nasconderle per non distruggere i suoi sogni il lato oscuro della faccenda in cui lei si è invischiata. A questo personaggio purtroppo il film non sospende il giudizio lasciandolo allo spettatore, ed è un peccato perché era un giudizio molto contrastante. È disturbante vedere che comunque in lui si mescolano perfettamente parti che ammiriamo delle persone di tutti i giorni, del vicino, e parti oscure che ci sembrano sempre relegate lontano a qualcosa che non è vicino alla nostra realtà, ed è proprio vederle mescolate che rende il film potente. E infatti le parti in cui il film fa meno attenzione ai personaggi di sfondo, comprimai, sono le migliori, sono quelle che veramente colgono lo spirito del tempo. Per esempio l'amica della protagonista riesce per diventare veramente un personaggio inquietante nel suo autoindottrinarsi e credere ciecamente in questo ritorno del nazionalismo fino a diventare violenta, ma anche una madre affettuosa per questo motivo. O vedere un gruppo di bambini dalla faccia pulita, ancora innocenti, eppure che nell'atmosfera del momento si organizza con le biciclettine andando in giro a fare delle semi ronde da squadraccia. È quello il momento in cui il film, senza volerlo e senza esprimere giudizi, è quello il momento in cui fotografa la realtà che ci suggerisce in apertura queste vie deserte che sembrano inizialmente esprimere la desolazione della crisi economica, dei problemi imperanti sociali, ma che poi, quando il film si chiude sulle stesse vie, capiamo che nascondono nella loro silenziosa immobilità un'energia dirompente che sta per esplodere. E con la recensione di Chenu si chiudono i miei consigli cinematografici per la settimana, che sono riassumibili come: se avete voglia di divertirvi, I Guardiani della Galassia, usato sicuro, o The Circle, da evitare come la morte, oppure una contemporaneità talmente contemporanea che è difficile da portare su grande schermo in maniera efficace, anche se poi nello sbagliare riesce a essere comunque incisiva, appunto questo Chenu. E ovviamente anche settimana prossima saremo qui a parlare di nuove uscite interessanti o deludenti al cinema. A presto!